Signori, si vola in Olanda oggi e che cosa ci riserverà questo meraviglioso luogo? Non lo so, credo qualche dispiacere perché la pista non è delle migliori, ma nel mentre andiamo a fare le prove libere. Al solito andrei su un coin flip canonico. Volta sì e una volta no, ormai si sa. Ok, bene. E l'efficienza carburante, ci abbiamo 5 minuti, qui potremmo farne 2, un 25% ci piace. Botta di fortuna. Oh! È andata. Dunque, prima giornata conclusa, non con successo, ma conclusa. Conclusa. Con un mezzo successo. Una mezza soddisfazione. Seconda girata di prove libere. Sotto la pioggia. Qui ci sarebbe la clip di gocce di pioggia su di noi, ma non la facciamo. Gestione Hertz. 7 minuti e 10, sì. Buono. Minuti. Coin flip. Sì. Allora, 10 minuti, 8 minuti, 8 minuti, 8 minuti, buono. Devo dire che questa è stata molto buona, inaspettatamente buona. E adesso l'ultima prova libera, che in teoria dovrebbe essere un po' fattibile. Questa sarebbe fondamentale. Infatti l'abbiamo ciccata, ti prego. Oh, 3 minuti. 7 minuti. 3:20 ce l'ho. Nada. Vabbè, poteva andare peggio. Poteva andare infinitamente peggio. Ho portato via una discreta quantità di punti e devo dire anche un buon risultato in linea generale. Adesso le qualifiche e adesso si inizia a fare sul serio la nebbia olandese. Dai, dai, senza perdere tempo. Allora, qua mi sa che un paio di tentativi li farò. Perché la pista non me la ricordo. Almeno al momento il mio cervello non ha dati registrati. Ma proprio sapete che vuol dire zero? Sì. Sta andando discretamente. Fratello mio, però se non giriamo. Sta andando meglio di quanto potessi prevedere. Anche se siamo quindicesimi al momento non è una cosa bella. Non si riesce ad andare. Mamma mia, che rischio terrificante. No, non ci piace, non ci piace, devo dire. Tanto mi devo anche spostare. Non ci piace. Quindicesimi. Se avessi preso bene un paio di punti, forse Concluse le qualifiche, tra i primi qui vediamo 10 le ci prime potevamo tre posizioni stare, a tua. però boh. Bottas, Hamilton e Non è Lando Norris. Le qualifiche stato. sono chiuse. La Mamma mia, griglia è Piquet è sempre stabilita. Non ci ultimo. resta che Madre sia. attendere Ocon la c'è gara. stato Vi aspettiamo davanti tutti per assistere al per Gran Premio di domani. 60 centesimi, veramente. Non Con ho te al volante parole. sembra facile. Ai fan è piaciuto. Non ho parole, veramente non ho Deve parole. essere un bel sollievo partire così in avanti, no?
È sempre bello vedere pagato il duro lavoro, che In poi non questo si è ben momento capito si con parla cosa. molto Vabbè. di te e di un altro team. Che ne pensi? Se ne parla perché se lo meritano. Sì, stanno lavorando tutti bene. Ottimo, ed è tutto. E qua. Adesso. Ah, mi danno. Mi dà. Qui vale la posizione. Qui vale, mannaggia alla morte, vabbè. Trovo sempre il modo di fotterti, in un modo o nell'altro. Dunque, ragazzi, via. Il vero problema è che io qua non mi sento a mio agio. E quello è il dramma. È una pista veramente molto complessa, dal mio punto di vista, quantomeno, in cui non riesco. Oh, ma. Bello aggressivo con, eh? Ma marcellinato con, non si fa, eh? Devo riuscire. Sci tu, Astrolla. Devo riuscire a passare. Con molta calma. Con molta calma. L'importante sarebbe quello di tenere dietro Ocon per la rivalità, quantomeno. Leva sto sorpasso su. Adesso! Adesso io devo mettere, tra l'altro mi scordo ogni volta lo specchietto. Ci si può riprendere, Stroll! Mamma mia che rischio. Si può riprendere, si può riprendere. Sto arrivando a stecca. Levate, levate. Bellissimo. L'hai preso. Mamma mia che marcellina terrificante che io ho fatto. Porca miseria, sono arrivato con una cattiveria inaudita. Alonso, sei mio. Alonso, sei mio! Alonso, te quiero! Ah, l'ho presa un po'. Dai, Alonso! Ora! Alonso! Arca. Mio. Non è possibile! Non è possibile! Non può essere su. Abbiamo ricevuto 3 secondi di No! penalità per comportamento antisportivo. Alcune No! informazioni su Raikkonen. È fuori dalla gara. Ma com'è possibile? È successa la situazione un po'. Non giro più. Ho preso una stecca paura. Sono 3 secondi di penalità. E quindi? Il bordello. Macello. Macello. Non giro più. La macchina non mi gira più a sinistra. Ma che cazzo? Niente. Tutto bene? Confermi il Ah, ma colpo. Per favore, perché? confermaci che stai bene. Oh, andava tutto bene. Avevo già pronto un Alonso Mira Marcellina e invece niente. Pace. Andò così. Andò così. E mi ritiro. Mi ritiro, ragazzi. Per forza, è successo. Basta. È successo, e poi. Come dicono? Una gran Può bella gara, capitare, è Giulio. capitato. Capita Dopo. anche ai migliori ogni tanto. Oggi è capitato a noi un errore
grossolano e si è andati sul muro. E pace. Non è stato il weekend migliore per il leader non del campionato. Può, già quest'anno abbiamo fatto per te, perché Piquet è uscito, si è ritirato pure Piquet. Perché si è ritirato pure Piquet? Ma credo che George Russell debba spuntarla di misura. Colpa mia? Già guidato senza sbavature per la gioia dei suoi. Vabbè, è successo. Vabbè, però così è troppo, Però così è troppo. 4-0 mi sembra eccessivo, 4-0 mi sembra eccessivo. Scusate, ma questa cosa non ho gradito minimamente, non ho gradito, mi oppongo. E no, voglio il mercato piloti, è lui che porta sfortuna. Io ne voglio uno che costi metà, dove sta? Yacht. Bello di casa, Giotto. Vieni qui. Proponi. Qui puoi avanzare un'offerta al tuo pilota. Giotto, dai, prendo rischio medio. Maggiore, aumenterai le probabilità di successo. Far serio, Giotto. Fare offerte irrisorie. Se tiri come rifiuta, Giotto? Potresti ritrovarti con un pilota. Ma perché sa? Mo sa di lavoro Giotto. Le trattative. Ma io questo rifiuto di Giotto mi ha veramente ferito, Allora, io vado col cugino di Takar. Jehan Daruvala. Daruvala potrebbe essere una possibilità. Se no c'è Mascellone Massuscita, ma però lui sembra uno bello inquadrato, Sembra uno belle. Se no c'è Marzapane, però che faccio? Mi metto Marzapane in casa, dopo tutto quello che c'è stato fra di noi. Non lo so. Vabbè, dai, devo riprovare. No, non posso neanche più provarci con Ghiotto. E allora vada per il cugino di Takar. Porterà un po' di magia alla Aldo Motors. Vabbè, te, frate, te prendi quello che. Rischio medio, anche te. Su. Vediamo un po'. Ha firmato? Ha rifiutato pure lui. Vabbè, e allora posso guidare da solo? Non posso guidare da solo? Non mi potete. Io vado con Guanyu Zhu, secondo me accetta. Il rischio moderato lo accetta. Lui lo prende. La tua scuderia richiesta pilota? Sì, ti è. Questa accetta. Lo sapevo. E a te ti investo, a te. Cioè, nel senso, ti investo, non suona. Cioè, investo su di te. Ecco, voleva essere un pochino più. Oh, così. Ok, abbiamo ricevuto i nuovi pezzi dalla fabbrica. Allora. Saranno sulla macchina prima del prossimo Gran Premio. Un attimo di calma. Soldi non ce ne sono. Però in ricerca e sviluppo si può lavorare. Quindi. Ok. E basta. Benissimo. Andiamo. Avendo fatto il botto ne facciamo un'altra. Perché insomma non. Mi sembrerebbe. Cioè, a parte faremo un episodio di 5 minuti. Quindi. Signori, prova veloce. Facciamo strategia di. Partiamo dalle cose semplici, Ci si scalda. Ci si scalda, Cisi. Bellissimo. 4 minuti, ce l'hai. Niente. Ma che c'hai? Ce l'hai, vabbè. No. Veloce. Finiamo il pacchetto iniziale. Oh. Qui tutto fatto. Poi 8 minuti a 70, mo dai. Dai. Potenza motore 4,30. Niente.
Mai una gioia, oh. Mai una gioia. Mai una gioia. Prove libere. Cinque minuti. Niente. Hai 5 minuti. Niente. Hai 5 minuti. Alleluia. Stavo per sovvertire le leggi della statistica. Oh, si è compensato. 5 minuti. Ale. Eppure questi l'abbiamo fatti. Bene, beh, poteva andare peggio. Poteva andare peggio. Poteva andare molto peggio. Io sono convinto che Guan Yu Zhu farà sicuramente meglio di quello scappato di casa di Piquet. Quindi va bene così. Allora, Vamos a qualificar. Via, via, via. Allora, qui non si può fare brutta figura, eh? Qui non si può fare brutta figura mai nella vita. Posso mettere lo specchietto? Elementi su schermo. Allora, on screen display. No, tempo delle frecce. Tag. Specchietto, sì. Oh. Sì, potrebbe. Ma ci devo fare l'occhio tipo tantissimo, però. Vedete che mi dà fastidissimo, anche perché va tipo a 10 frame al secondo lo specchietto del televisore. No, ragazzi, può fa. Mi disturba dei livelli che non riesco a concepire, perché il mio cervello lo guarda e il frame rate non corrispondente mi dà fastidio. Dai, secondi. Qui noi abbiamo sempre fatto discrete figure, ok? Lo vogliamo dire, abbiamo sempre fatto discrete figure. La possiamo fare anche oggi. Ho rischiato tutto ciò che avevo da rischiare, tutto. Devo stare attento ai cordoli. Devo stare veramente attentissimo ai cordoli. Comunque, un ottavo posto che ci piace. Un ottavo posto che ci piace e che ci ristabilisce anche in un certo qual modo, no? Le qualifiche sono terminate, quindi rivediamo i primi tre. Hamilton, Bottas qua e Lando Norris. Per allora, vi saluto, ma vi no, ma come ultimo, Guagnu? L'appuntamento è per la gara di domani. Cioè, dai. Guagnu, prestazione stupefacente. Di sicuro sarà una gran soddisfazione. Cominciamo malissimo, Guagnu. Come pensi che si sentano nel team dopo? Pare abbiamo che il fatto tuo tutto da paura. Abbia oggi. È un gran pilota. Sì, facciamo i complimenti. Ti ringrazio. Umiltà, anche finta umiltà in questi casi. Ma poi, ma battuto di che? Che gliel'abbiamo schiaffato con cattiveria. Che battuto di che? Allora. Beh, penso potremmo definirlo una ma buona... Ma pensi bene. Pensi bene. Dai, ci ha dovuto pure pensare. Dai, va. Senza paura. Senza paura. Ottavi, io provo il colpaccio oggi, eh. Ottavi, io ci provo, eh.
Sono troppi addosso, però. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Ho un pochino sforato. Però non se ne è accorto nessuno e quindi noi ce ne sbattiamo tantissimissimo. Ma cosa sta succedendo? Ma si è abbassata la difficoltà perché ho fatto il botto prima? Cioè, FIFA, sei tu? Non riesco a tenere un cordo oggi. Sta parte è terribile. Dai, 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 a bomba, a bomba, a bomba. A bomba, a bomba, a bomba. Qua è terribile. Dai, 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 dai. Lo prendi, lo prendi, lo prendi, lo sento, lo prendi, lo sento, lo prendi. Lo sento, lo prendi. Niente. Era buona, era buona. Riesco a ripartire. Oh, ma che gli è successo a sta macchina? Ma che davvero c'è la difficoltà dinamica pure qua? No, non può essere, dai. È un film. Troppo, troppo. Non è vero. Sci tua. C'ero quasi. Troppo veloci. C'hanno una macchina troppo buona loro. Ma gli si sta dietro. Ma gli si sta dietro. Beh, sarebbe abbastanza irrealistico se riuscisse a riprendere loro due. Quindi credo che per quanto mi possa sforzare, no. Comunque, raga, davvero, percepisco un abbassamento della difficoltà dopo il Gran Premio di prima. Che rischio terribile. Io sono terzo in discreta scioltezza a sto giro. Possibile che sia tutto dovuto a come sto guidando io? Lo prendi. Lo prendi. Lo prendi. Lo prendi! L'uso del DRS lo sarà prendi! Questo giro, usalo nelle zone ti DRS prego, ti prego, ti prego, ti prego! Ho capito, però. Te la freccia rossa non ce l'hai, l'hai preso! Zitto, 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 zitto! Zitto che hai preso! 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 Zitto che hai preso. Zitto che hai preso. Zitto che hai preso. Marcellinato Verstappen. Senza colpo ferire. La macchina è pure integra. La macchina è pure integra. Fermi. È lunga ancora. Metà gara. Ma Tonina. Tonina per te. Tonina per te. Porca miseria. Ce devo provare. No, passa. Passa. Te dico passa, te dico. E passami, porco tutto. Ma sarai stupido. Niente, vabbè. Hai rischiato troppo sui limiti di pista. Hai ricevuto 3 secondi di penalità. Tacci tua. Mamma mia. Ma vaffanculo. Te devi levare. Maledetti. Una congiura, Una congiura. Tacci sua. Ho rallentato per farlo passare. Mi si è messo dietro tipo gara sulla neve. Sì, gara sulla neve. Tipo autostrada con la neve. E il trenino per... Ma di morto. Maledetto, maledetto. Maledetto, maledetto, maledetto. 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 3 secondi mi hanno dato.
3 secondi mi hanno dato, mortacci sua. Maledetto. 3 secondi. Io più che rallentare che devo fare? Devo tirare fuori la manina? E dire passa? Come si fa con i scemi? La prossima volta famo così. A 300 orari tiro fuori la mano, così mi si spezza il polso. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 10,1 secondi. Tacci sua. Sono andato troppo lungo. Sono andato troppo lungo. Non è successo niente. Perché non è successo niente? Mi ha fregato. Vabbè. Io. Oh. No, devi rallentare prima di entrare in curva. Non vogliamo una penalità. Ho preso una piega abbastanza oscura la giornata. Te le taglio quelle mano. Maledetto. L'unico modo che ho per evitare il tracollo è dargli 3 secondi al secondo. Per quello che ho che sono stato un pochino acceso nello scambio dialettico. Gli devo dare più secondi possibili a chi c'ho dietro. Non ci sono altre vie. Maledetti, mi ero preso il podio, mortacci vostra. Mi ero preso un podio terrificante, mi ero preso. Maledetti. Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre entri. Maledetti. Leclerc, eccoci qui, dopo una... Maledetti. Insomma, dove sto? Settimo. Hamilton, che aumenta ci il suo vostra. Vantaggio in cima alla classifica. Abbiamo insieme la classifica piloti aggiornata. Luca Filippi, dopo questa giornata incredibile, chi è stato il migliore in pista per te? Per quanto mi riguarda, vedi Guagnu. Era inarrestabile, ha corso bene. Con una tranquillità fenomenale. 18esimo. Passiamo ai costruttori. La Mercedes ha preso 6 punticini, che male non ci fanno. Mazza che giornata. Con te al volante sembra facile. Ai fan è piaciuto. Ai fan è piace, credo. Lo spettacolo dell'Aldo Motors, nel bene o nel male, è inarrivabile, ma... Pensi che gli ufficiali abbiano preso la decisione giusta? È stata una decisione terribile, diciamolo, facciamo un po' di polemica con... la squadra ha avuto fiducia, ma l'ho pagata io la squadra, che cosa bisogna... Vabbè. Bene... Comunque, il modo in cui vengono gestite le votazioni non mi piace, lo posso dire. Proprio non mi piace, ma per niente, perché c'è uno sbilancio, cioè non si dà il valore adeguato alle cose. Comunque, ragazzi, è stato un episodio bello intenso, quindi per il momento io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima, in cui faremo, credo, un gran premio solo, salvo ulteriori colpi di scena, e niente, alla prossima.